Grippato. Ma non ti si vede. Bella raga, oggi siamo in questo nuovissimo video. E quest'oggi inizia finalmente il restauro al motore del booster. Cosa ci andremo a fare? Andremo a rimontare il TPR completo. Quindi andremo a montare il maxi kit TPR 70 monofascia in alluminio, che sono già andato ad acquistare e sto aspettando che mi arrivi a casa. Quindi gruppo termico, che comprende pistone, fasce, cilindro, testa, eccetera, e anche albero motore, che comprende appunto l'albero motore, i cuscinetti e poi vabbè anche le varie guarnizioni. Quindi ci andrò a rifare completamente il blocco al booster e andrò a rimontare tutto quello che c'è montato sotto ora. Però la cosa che ho pensato è che su YouTube ormai queste cose si vedono già, ma ho visto veramente pochissimi restauri, se così vogliamo chiamarli, fatti da ragazze. Quindi ho chiamato la mia ragazza e gli ho detto: amore, cosa ne dici se lo fai tu il restauro al booster? E lei ha accettato. Ci tengo a precisare che lei non ha mai messo mano a un motore, quindi le farò fare le cose ovviamente più semplici. In questo caso oggi andremo a tirare giù il blocco al booster, e se avanzerà tempo e soprattutto batteria, tireremo anche giù il gruppo termico e vedremo la situazione del pistone e del cilindro. Le cose più complicate, come rimontare i due carter con l'albero motore nuovo eccetera, le farò da solo e mi farò pure aiutare io. Quindi detto ciò, direi che possiamo iniziare con il video e iniziamo a tirare giù il blocco dal booster. Che cosa da dire? A few moments later. Palle! Non ho cliccato il tasto rec. Non ho registrato nulla. Abbiamo tirato già giù il blocco. Ha già smontato zero. Solo l'inizio, quando ho fatto bella ragazza. Lei ha già smontato mezzo blocco e non ho cliccato il tasto rec. So, ritiralo sul banco. Amore, ma è pesante. che scemo. Allora, sì. Questa è la parte più importante, dobbiamo registrare. Almeno qua. Cosa abbiamo fatto per ora? Abbiamo smontato. Dimmi solo i nomi. No, fai tutto tu. Abbiamo smontato la marmitta. Abbiamo smontato i pezzi di plastica. Ok. Adesso è il momento più importante, perché devi tirar su la testa. Cioè, sì, devi svitare la testa. Io ti ho già messo tutto, sì. Cioè, ci sono 4 dadi da 10. Devi svitare. Adesso, cosa devi fare? Però queste qua vengono via. No. Ah no, sono attaccate. Anche bruciato. Grippato. Tira su il gruppo termico. Guarnizione. Qua è bello detonato il pistone. Orco zio. Sbiellato. Allora, come vedete lì il pistone è bello detonato. Adesso lo andiamo a togliere, ma poi mi sembra grippato qua. Porco c***o, sei grippato. Minchia, ma sto gruppo termico ne ha viste di tutti i colori ed è perfetto. Cioè, non è possibile. Ah no, ecco. Eccolo qua. L'abbiamo trovato. Non si vede un c***o. Mi serve che me lo tieni. Vabbè, mi metterò due foto perché non riesco a mettere a fuoco. Allora, quindi i danni al booster sono stati. Abbiamo grippato e da quello che sento c'è anche una sbiellata. Ma adesso andiamo a tirar via il pistone, che andremo a metterci in camera come ricordo, e andiamo a vedere effettivamente la biella come è messa. Senti? Allora, in moltissimi... Madonna, che... Che prurito. In moltissimi nei commenti mi avete criticato sotto il video della scaldata, perché tratto di merda il booster. Allora, il fatto non è trattato di merda. Il fatto è che il blocco era già da rifare. Questo pistone l'ho montato sì e no 300 ore fa ed è bello frantumato. Il gruppo termico l'ho montato sì e no 500 ore fa. Ormai da 2 anni che ce l'ho su,
Quindi ormai il blocco era completamente da rifare. Anche l'albero motore è stato montato più o meno 500 se non 700 ore fa. Ormai da 2 anni l'ho utilizzato tutti i giorni. Quindi potete ben capire che il motore non ce la faceva più. Era destino. E torna pure di più. Adesso Benanke mi finisce un pezzo di fascia dentro l'albero. Non è un problema perché andrò ad aprire completamente il brocco. Oppala. E adesso una cosa che non bisogna fare, ma noi la facciamo perché tanto va aperto il blocco. Martellate che poi l'è crepato. Si è rotto il cacciavite. Però diamo la biella. La copertina. Dobbiamo fare le visual, amore. Serve la f***. Quindi raga, questo video termina qua. La prossima volta farò più attenzione a cliccare il tasto rec prima. Quindi abbiamo capito i danni effettivi del booster, che è una bellissima sbiellata più una grippata. Questo è il magico pistone molto bello detonato. Vi ricordo di iscrivervi, lasciare un commento, attivare la campanellina, così ogni qualvolta esce il mio video siete aggiornati su tutto. Seguirmi su Instagram e noi ci vediamo con un prossimo video. Un salutone, un bacione e bella guys. Bella guys. Hai qualche problema contro il mio bella guys? Bella guys! E poi il prossimo puliamo i carter? No, il prossimo lo smontiamo tutto. Ma aspetti me? No.